Presidente Gianni Chiodi, arriva la notizia che a settembre potrebbe terminare il commissariamento della sanità per l'Abruzzo. Arriva la notizia che tutte le ragioni per le quali era stato disposto il commissariamento, oggi, dopo 3 anni di piano di programma operativo gestito, sono state sufficientemente rimosse, per cui la Regione Abruzzo ha, secondo me, diritto a veder terminare questo commissariamento, cioè di restituire in sostanza alla classe politica abruzzese quella dignità che invece gli era stata tolta attraverso un commissariamento che comunque rispondeva ad alcune situazioni, cioè rispondeva al fatto che la Regione non era in grado di assicurare né una sanità di qualità né a costi sostenibili per i cittadini. Oggi non solo abbiamo l'equilibrio economico che è stabile, ormai dopo 3 anni quindi potremmo definire quasi strutturale, ma abbiamo il netto miglioramento di quelli che sono i punteggi che la Regione Abruzzo ha per quanto riguarda l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Siamo passati da una situazione che nel 2008 era valutata critica con un punteggio di 120, siamo passati oggi ad una situazione che ci vede adempienti con impegno, quindi alcuni indicatori ancora devono essere migliorati, hospice, alcune questioni che riguardano gli screening, alcune questioni che riguardano prevenzione, ma siamo passati a un punteggio di 150. Con il punteggio di 160 saremo la nona regione italiana ad assicurare i livelli di essenziale assistenza ai propri cittadini, oggi ne sono solo 8. Allora, premesso che i margini di miglioramento non finiranno mai e quindi avremo sempre delle criticità da migliorare, oggi sulle questioni sulle quali noi dobbiamo intervenire, intanto noi non abbiamo fatto tagli, oggi ho dimostrato, abbiamo solamente speso in maniera diversa, riducendo quella che era insomma la spesa sulla ospedalizzazione verso quella che è cosiddetta medicina territoriale che si fa, che favorisce un po' il cittadino e soprattutto è a costi più bassi per la collettività. E abbiamo investito molti più soldi, quindi però complessivamente spendiamo più di quanto si spendeva nel 2008 e non abbiamo messo ticket, anche questa storia, basta. La Regione non ha mai messo un ticket, i ticket che sono stati messi, i 10 euro sono stati messi dallo Stato. Detto questo, noi abbiamo delle criticità che riguardano il sistema di emergenza-urgenza sul quale vogliamo intervenire in maniera radicale, abbiamo fatto quell'accordo col governo israeliano per cercare di prendere i migliori esperti in materia, abbiamo dei ritardi su alcuni aspetti della prevenzione, e ci sono delle situazioni che debbono essere migliorate per quanto riguarda la residenzialità per gli anziani. Questo perché? Perché abbiamo magari negli anni costruito dei modelli che non funzionano ancora benissimo per quanto riguarda la riabilitazione, che invece che toglie spazio molto spesso a quelle che sono le prestazioni per i disabili, per utilizzarli per fini magari che hanno a che fare con la residenzialità ma che non devono essere fatte dalle strutture che si occupano di riabilitazione. Però detto questo, credo che con il tempo un transatlantico che ormai sta girando e girerà in termini migliori. D'altra parte non c'era nessun motivo per cui la buona sanità dovesse fermarsi alle Marche.